Mattinata torinese per il presidente di Confindustria, che ha voluto essere presente alla consegna degli annuali premi Pininfarina. 20 imprese da tutta Italia scelte come esempi di quella capacità di innovare che proprio nell'indimenticato Andrea Pininfarina, ha ricordato la presidente degli industriali di Torino, Licia Mattioli, ha avuto un precursore e un modello per tutti. Innovazione, ha detto Giorgio Squinzi, indispensabile per la crescita, e crescita indispensabile per un'Italia che non sa uscire dagli abissi della crisi. In questo l'azione del governo è ancora ingiudicabile. Per adesso c'è solo lo schema di partenza, poi come voi sapete 400 emendamenti, che cosa sarà alla fine il Jobs Act, io onestamente in questo momento non ve lo so dire. Restano, al punto in cui siamo, gli auspici che il governo lavori con speditezza, che trovi qualche risorsa in più per gli investimenti e che non si faccia impantanare in discussioni ideologiche. Certamente che se il sindacato rimane su posizioni, come ho definito io, medievali, non sarà facile.